Che peso può avere la legalità nel rilancio dell'economia italiana? Ma io ho fatto un progetto di legge, un disegno di legge proprio sull'economia criminale, perché penso che combattendo l'economia criminale si possano acquisire, quindi l'illegalità che viene dall'economia, si possono anche avere delle risorse da investire nella legalità. Poi un'altra domanda sempre sulla legalità: è possibile strumentalizzare la legalità per fini personali? Nel mondo della politica, per esempio, nell'ultimo periodo è successo questo? Ma io penso che la legalità è un valore, come tale va perseguito da tutti, non per fini strumentali, ma perché si crede nella legalità. Io ho sempre creduto nella cultura della legalità, che è fatta non solo del rispetto delle regole, ma di tutta una serie di principi, principi della Costituzione, principi di tolleranza, di pace, di solidarietà. È questo che è il valore che dobbiamo anche cercare di far conoscere ai giovani. E infine una domanda, diciamo, europea. Il socialismo europeo è in una fase di rivisitazione, diciamo. C'è questa famosa sinistra renziana che sta prendendo piede un po' in Francia, in Spagna, anche ovviamente in Italia. Ecco, che ruolo potrebbe avere la legalità in questa nuova sinistra, in questo nuovo socialismo europeo? Guardi, legalità deve stare alla base di qualsiasi comportamento umano, perché la legalità dà anche sviluppo. Per l'economia è illegale, criminale, il sommerso produce una disparità, produce un qualcosa che va contro la libertà economica, perché la moneta cattiva scaccia quella buona, l'azienda cattiva non fa progredire quella buona, il denaro riciclato e il denaro illegale finanzia a costo zero le attività legali e quindi si sostituisce a coloro che invece rispettano le regole. Grazie mille.